La risata raccapricciante e l'abitudine di cibarsi di carogne hanno guadagnato a questi animali, tra tutti quelli d'Africa, una pessima reputazione. Li chiamano spazzini, odiosi, crudeli, maligni spazzini. Si dice che la loro presenza vicino a un'abitazione porti male ed è normale associarli a streghe e a stregonerie. Si chiamano iene macchiate e nel complesso hanno una pessima nomea. Ma davvero la meritano? Quest'animale così calunniato è presente in gran parte dell'Africa a sud del Sahara e prospera soprattutto nelle aperte distese delle savane non ancora colonizzate dall'uomo. Di primo acchito, le iene non sono creature piacevoli a vedersi, ma basta dar loro un po' di credito e scoprire così caratteri più accattivanti, tra cui un sistema sociale assai elaborato e ben disciplinato. Come vedremo, è la femmina la figura dominante della società delle iene. Questa, vista di fronte, è in genere leggermente più grande e più robusta del maschio, altrimenti i due sessi sono molto simili. Non vi è dubbio che i denti e le mascelle delle iene sono assai temibili. Le iene sono carnivore, imparentate con la famiglia dei felini, degli zibetti e delle manguste. Ma hanno sviluppato nei secoli molti tratti simili ai cani, e se il loro modo di vivere rassomiglia a quello di qualche specie, è probabilmente a quello del lupo. Come i lupi, anche le iene sono cacciatori provetti, e non solo spazzini, come si è ritenuto per molti anni. Le femmine allevano i piccoli in un luogo apposito che serve da tana. È una tana comune, anche se ciascuna famiglia allatta solo i propri cuccioli. Le giovani iene gironzolano intorno alla tana come degli adolescenti, aspettando che accada qualcosa. La presenza delle robuste femmine è di vitale importanza per l'incolumità della tana. Le madri proteggono i cuccioli dagli attacchi degli intrusi come leoni o anche altre iene. Talvolta infatti i maschi delle iene attaccano i più giovani. I maschi in genere si tengono lontani dalla tana e vi si avvicinano con grande circospezione. Anche i giovani possono metterli in fuga perché hanno alle spalle le possenti femmine. Ma lontani dalla tana, i maschi e le femmine si scambiano, come d'altronde tutte le altre specie di iene, atti di sottomissione e di amicizia, presentando all'altro le parti più vulnerabili del corpo. Le iene sono molto competitive e armate letteralmente fino ai denti. Gesti come questo riducono l'aggressività e mantengono all'interno del branco ordine e coesione. Oltre all'ampia gamma di gesti del corpo, le iene possiedono un ricco e misterioso vocabolario fatto di grida, ululati, schiamazzi e gemiti. Un maschio si avvicina strisciando a una femmina durante il corteggiamento. Il corteggiamento delle iene è stato poco studiato e i loro richiami e rituali di accoppiamento raramente sono stati registrati. Il repertorio delle iene comprende oltre 20 diversi richiami. Questi sono importanti perché l'animale ha soprattutto abitudini notturne. Il richiamo più conosciuto è l'ululato, uno tra i più evocativi suoni d'Africa. Significa più o meno: sono qui, c'è qualcuno nei paraggi? Un richiamo che permette alle iene di tenersi in contatto con gli altri membri del branco. Un branco riunisce circa 80 iene. Si conoscono una per una e insieme difendono un territorio di circa 20 km quadrati.
Spesso alcuni membri del gruppo vanno in pattuglia esplorativa lungo i confini del territorio. Percorrono grandi distanze con passo sciolto e instancabile. Quando percorrono il proprio territorio come una pattuglia di ronda, esibiscono atteggiamenti di grande ferocia per intimorire i branchi vicini. Se vedono una iena che non è del loro branco, la cacciano via. Questa è una schermaglia all'acqua di rose, ma le iene possono combattere con incredibile violenza. Durante le ronde e le dispute di frontiera, uccidono e vengono regolarmente uccise. Il branco non solo protegge un pezzo di terra, ma salvaguarda anche i propri diritti di caccia. Le iene cacciano praticamente ogni animale, da un topo a un piccolo di giraffa, ma le prede usuali sono in genere gnu, zebre e gazzelle. Il branco si ferma spesso lungo i confini per marcare determinate zone con escrementi e con il proprio odore. L'odore di queste marcature è molto forte e, secondo le credenze africane, si ritiene provenga da alcune gocce di olio versate dalle streghe. Si dice infatti che le persone ritenute streghe cavalchino le iene di notte illuminando il proprio cammino con delle lampade ad olio. L'olio delle lampade si versa quando la strega ferma la iena. In Africa, per proteggersi dalle stregonerie, è pratica normale strofinare carne di iena su piccoli tagli praticati sulle braccia. Le ore propizie alle iene e alle streghe sono più o meno le stesse. Le iene infatti vanno a caccia tra le 9 di sera e le 2 di notte, e poi immediatamente prima dell'alba. Le tattiche di caccia sono quanto mai svariate. Le iene infatti possono cacciare in gruppo o da sole. Le iene cacciano di notte durante le ore piccole. L'alba quindi è per loro un momento di relax. Alla tana le madri si riposano al sole mattutino, fino a che i cuccioli non si svegliano e pretendono attenzione. Le iene non hanno una regolare stagione di riproduzione. I piccoli vengono accuditi per circa 18 mesi e nella tana vi è quindi grande varietà di età e dimensioni. I piccoli nascono con gli occhi aperti e pesano circa 1,5 kg. Il mantello macchiato si sviluppa solo dopo alcune settimane. I nuovi nati passano gran parte di questo periodo in una serie di cunicoli sotterranei scavati in genere dagli oritteropi. Restano ben protetti nei loro buchi, mentre le madri vanno in giro a cacciare. Le femmine partoriscono in genere due cuccioli. Non si conosce ancora bene la ragione del pelame nero. Forse per meglio mimetizzarsi nell'oscurità delle tane sotterranee, o forse il nero inibisce l'aggressività degli adulti. Ma per l'uomo è un ulteriore elemento di diavoleria. I cuccioli si nutrono solamente di latte. Possiedono già i denti, ma assai raramente viene loro portata della carne nella tana.
Quando i cuccioli hanno 3 o 4 settimane, passano più tempo in superficie con gli altri. Come tutti i giovani carnivori, sono molto curiosi e annusano qualsiasi cosa. Ben presto imparano a conoscere gli altri membri del gruppo all'odore, alla vista e ai rumori. Un oriteropo sta scavando nelle vicinanze. Gli oriteropi scelgono sempre per i loro buchi dei luoghi asciutti e quando li abbandonano, le iene spesso se ne servono per i loro piccoli. Per un giovane di un anno, questi cuccioli neri sono degli irresistibili compagni di gioco. Questi giovani di 10 mesi sono ormai pronti ad accodarsi agli adulti, soprattutto se il branco va razziando una preda morta nelle vicinanze. I leoni hanno ucciso una zebra durante la notte. Anche se l'amor proprio è appagato, è sempre seccante lasciare della carne a una iena. Leoni e iene sono diretti rivali e nei millenni durante i quali hanno cacciato nelle savane non si è davvero stabilito un rapporto di simpatia. Le iene sono molto eccitate, vogliono buttarsi sugli avanzi, ma temono una controoffensiva. La truppa cerca di farsi coraggio e far piazza pulita dei resti. La maggior parte dei predatori cacciano specie diverse e non entrano quindi in competizione, ma iene e leoni hanno gusti molto simili. E il predatore più grande ucciderà il più piccolo se questi non si toglierà di mezzo. È restata ormai poca roba su questa carcassa, ma è un punto d'onore per le leonesse non abbandonarla ancora agli altri. Le iene demoliscono una carcassa con spaventosa velocità. Uno scheletro è fatto fuori in pochi minuti. È facile capire come le iene si siano guadagnate l'appellativo di spazzini, perché in effetti durante il giorno si cibano degli avanzi dei leoni e degli altri animali. Solo quando gli studiosi hanno cominciato a studiare il comportamento notturno delle iene, ci si è resi conto che questi animali cacciano di notte circa l'80% del loro cibo. E accade, d'altra parte, che siano spesso i leoni a raccogliere i resti lasciati da loro. Questi molari possono frantumare qualsiasi osso per quanto grosso sia, perfino il femore di un bufalo, e l'apparato digestivo delle iene è all'altezza del suo insolito amore per le carcasse. Una volta all'anno, in agosto, il territorio del branco è attraversato dalla migrazione degli gnu. Arrivano per mangiare l'avena rossa di cui questa terra è ricca. Le iene non hanno fretta di aggredirli. Migliaia di gnu attraverseranno la loro distesa e possono quindi prendersela con calma. Si muovono tra le mandrie in cerca di qualche segno di debolezza.
Poi si lanciano correndo contro di essi per creare del panico e individuare così gli elementi più deboli. Per un cucciolo di gnu, se viene separato dal gruppo, è la fine. Sarà magari un po' brutale, ma vale la pena di ricordare che l'uomo primitivo africano forse cacciava e si cibava di carogne fianco a fianco con le iene, prima di mettere a punto le odierne tattiche più evolute di sopravvivenza. In questo caso, le iene si dividono la preda con poca aggressività. Non tutte hanno fame. I giovani sono a casa, in attesa del ritorno degli adulti. Questi due cuccioli di un anno vengono lentamente svezzati. Cominciano a nutrirsi delle carcasse insieme agli adulti, ma andranno a caccia solo tra qualche mese, una volta completamente cresciuti. Le femmine delle iene sono, all'interno del mondo dei mammiferi, tra le madri più a lungo attente e dedite alla cura della prole. Questa è una delle chiavi del successo di questa specie. Il secondo motivo di successo è dato da una società molto competitiva ma assai compatta, dove l'aggressività viene continuamente compensata con atti di pacificazione. Le iene imparano i comportamenti di base nella tana. Più tardi sperimenteranno la disciplina del clan che difende le risorse del territorio contro altri gruppi. Il terzo motivo del loro successo è infine l'abilità a operare sia da sole che in gruppo. Esistono molti elementi in comune tra la socialità delle iene e quella umana, e lo studio del loro quanto mai elaborato sistema di vita può magari illuminare alcuni aspetti della nostra evoluzione. Se continuiamo a pensare alle iene come a macabri spazzini da ripudiare insieme alle streghe e alle stregonerie, allora forse saranno le iene a ridere per ultime.